mondo dei pesi massimi e uno dei più grandi combattenti nella storia della boxe. Adonis Creed, seduto accanto a me, ti do il benvenuto. Come stai, Adonis? Bene, grazie per avermi invitato, Steven. Sì, grazie a te di essere qui, ma hai chiamato tu per venire, cosa che non avevi mai fatto. E voglio sapere perché. Hai sentito il bisogno di parlare in diretta nazionale. Che cosa hai in mente? Quando ho lasciato la box, ho lasciato questioni in sospeso. Stai parlando di Dane? Parliamo di lui? Farei un po' di chiarezza. Per me eri il miglior pugile pound for pound del mondo. 3 anni fa. È un po' che manchi a bordo ring e forse non sai che cosa si dice sul tuo conto. Primo, Conlan era in fase calante quando lo hai battuto. Secondo, Dane è lui il prossimo re della box, non tu, chiaro? Terzo, ogni volta che giri le spalle, Dane parla male di te e ingiustificatamente. Lo aggiungo io. Con chiunque. Lui mette in dubbio la tua virilità, parla male della tua famiglia, dice che sei inaffidabile, no. Che abbandoni gli amici. Aspetta, fammi... Scusa, un istante, c'è una chiamata in arrivo, ci chiamano. Manda l'audio adesso. Che fai lì, compare? Vuoi un fazzoletto? Devo venirti ad abbracciare. Comunque io sto solo dicendo a tutti chi sei, come abbandoni gli amici. Dame, non è così. Che va risolta? Oh, una brutta notizia, sei in diretta. Perciò è così che la risolveremo. Donny, non sei nessuno, sei un codardo. Sei un vigliato, fratello, è un plef. Lo so io e lo sanno tutti. Senti, Apollo si vergognerebbe. Tu sei pazzo. D'accordo. Ti sfido, infario il titolo di campione del mondo. Te contro me? Esatto. Giusto. Avete sentito, no? La sfida è partita da qui e so che non vedete l'ora. Ciao, campione.